In compagnia di Fabia Baldi, dirigente scolastico e scrittrice, che interverrà in questo seminario. Ecco, come dirigente scolastico ovviamente è impegnata, immagino, sia in prima persona, ovviamente essendo stata professoressa, sia anche con un ruolo di responsabilità per quanto riguarda l'investimento nelle future generazioni, cioè appunto l'insegnamento, cosa che è, come dicevamo nell'intervista con Pierpaolo, è un pochino la semina per poi sostanzialmente questo nuovo umanesimo che è il titolo di questo seminario. Certo, buonasera, sono perfettamente d'accordo. La formazione è un punto centrale se vogliamo riportare proprio l'uomo al centro dell'universo. Un nuovo umanesimo è questo, riportare l'uomo con le sue necessità, con le sue problematiche, con la sua importanza al centro della società. Adesso viviamo in un tempo in cui purtroppo il consumismo ha mangiato qualsiasi altro spazio e quindi siamo asserviti a quella che è l'apparenza piuttosto che la sostanza. Iniziative come questa sono veramente importanti per riportare l'attenzione su quello che veramente è essenziale, cioè la cultura umana, l'importanza umana. La scuola non può che rivestire un punto nodale in questo discorso, perché rappresenta il luogo della formazione delle nuove generazioni e rappresenta anche un posto di lavoro, per cui niente si improvvisa, tantomeno la funzione, la professione dell'insegnante, perché l'insegnante ha una responsabilità peculiare che altri professionisti non hanno. Abbiamo a che fare con giovani ragazzi in una fascia d'età che va da 14 anni a 18 anni, quindi entrano da noi poco più che bambini, escono adulti e quindi la responsabilità è grande per formare non solo una cultura ma anche un'idea di cittadinanza nazionale prima di tutto, ma poi anche europea e internazionale, perché adesso la cittadinanza nazionale non basta più, dobbiamo agire in chiave europea, in chiave internazionale. I nostri ragazzi sono cittadini del mondo e noi dobbiamo tener conto di questo nella formazione. È chiaro che è un percorso che non si improvvisa, quindi gli insegnanti vanno guidati, vanno formati, la formazione è obbligatoria nella scuola italiana. È chiaro che essendoci sempre meno fondi è delegato tutto o a un'opera di volontariato o all'opera del dirigente scolastico che deve cercare questi fondi. Non sempre è facile, però noi puntiamo molto sul versante della formazione e io credo che ci sia un'altra leva da toccare, cioè la motivazione dell'insegnante. L'insegnante adesso è, diciamo, nella media europea l'insegnante italiano è quello meno retribuito, è quello che ha meno facilitazioni, però dobbiamo anche qui ridare valore alla funzione dell'insegnante, non solo in termini di retribuzione, che pure non è ovviamente da relegare in un secondo piano, ma soprattutto in termini di importanza sociale, perché un tempo il signor insegnante aveva un suo prestigio, adesso piano piano questo prestigio si sta sgretolando mano a mano proprio per effetto di quello che è la corsa all'apparire e non all'essere, per cui dobbiamo impegnarci tutti in questa direzione secondo me. Dirigente scolastico, quindi chiaramente si richiama ovviamente a un percorso secondario, diciamo a scuola secondaria, il liceo e così via, però quando parlavi appunto di questa attenzione per una cittadinanza che non basta più quella nazionale, allora io mi è venuto in mente che insomma questa azione importante di investimento è importante anche per una parte di cittadini, o meglio di ragazzi che non sono ancora cittadini, e quindi il ruolo della scuola anche nell'integrazione per tutti coloro che sono figli di immigrati. Certamente, questo è importantissimo e la scuola di oggi deve tenerne conto, è una sfida quanto mai importante. Io nella mia scuola ho tantissime etnie, perché ho una scuola che è al centro di una, io la mia scuola è alla Dispoli, per cui ci sono più di 50 etnie, e la sfida è proprio questo, l'integrazione, perché spesso questi ragazzi nella scuola devono trovare quello che nella società ancora non trovano, e quindi un percorso di accoglienza prima di tutto, educativo e formativo, e noi abbiamo ragazzi stranieri che rappresentano delle vere e proprie eccellenze, perché per i ragazzi immigrati la scuola è ancora vista come un ascensore sociale, tra virgolette, per cui si impegnano veramente in maniera molto molto seria, e è una sfida che si porta avanti tutti i giorni, anche qui con pochi mezzi a disposizione, che però ci dà grandissime soddisfazioni.
Perfetto, e peraltro questi qua sono spesso ragazzi che sono qui da figli di genitori che però sono nati altrove, quindi la scuola in qualche modo è veramente nelle loro 24 ore l'unico aspetto formativo integrativo, perché poi spesso si tornano a casa e già parlano una lingua dei genitori che è di provenienza. Sì, sì, questo è vero, infatti ho una scuola che tengo proprio a dire, la mia scuola è sempre aperta, cioè aperta 5 giorni alla settimana, mattina e pomeriggio, perché facciamo tante attività anche nel pomeriggio, progetti di lingua inglese, spagnola, francese, abbiamo progetti sportivi e soprattutto abbiamo la possibilità anche di fare dei corsi di recupero gratuiti in tutte le materie di indirizzo. Grazie all'organico dell'autonomia possiamo fare questi corsi di recupero gratuiti, che sono veramente essenziali appunto soprattutto per i ragazzi che provengono da famiglie meno abbienti e che quindi trovano nella scuola un rifugio e davvero un trampolino di lancio. Volevo chiedere un'ultima cosa a Fabio Baldi come insegnante. Si sta ormai inserendo abbastanza, ormai sta prendendo piede l'idea che è formazione anche il primissimo approccio alla scuola, cioè l'asilo in pratica, da lì parte il percorso formativo. Ecco, si sta parlando di aprire, di accedere anche gratuitamente, far accedere gratuitamente un accesso, diciamo tra virgolette, universale ai bambini anche appunto a questo primo accesso alla scuola, all'asilo. Anzi, tu che ne pensi? Ma io sono favorevole, perché la scuola secondo me deve accompagnare tutto il ciclo della formazione, come tu dici, da quella iniziale fino all'uscita verso l'università. D'altra parte è importante sia per il lavoro di interazione che abbiamo appena ricordato, che vale prima di tutto per i ragazzi immigrati, figli di immigrati, ma vale anche per i nostri, perché consideriamo che la famiglia oggi chiaramente è composta di padre e madre che lavorano ambedue e spesso sono pendolari, per cui è chiaro che la scuola non deve certo essere vista come un parcheggio, però come un luogo accogliente anche in questo senso. Io ci credo molto nella scuola accogliente, che costituisce un ponte con la famiglia, una rete con la famiglia. Non ci deve assolutamente essere una delega di responsabilità dalla famiglia alla scuola, ma ci deve essere una comunanza di intenti, un patto formativo, cioè dare veramente sostanza al cosiddetto patto formativo, costituire una rete che possa veramente accompagnare i ragazzi nel loro percorso, ripeto, da bambini, se parliamo dell'asilo, fino alla soglia dell'università o all'ingresso nel mondo del lavoro. Grazie a Fabio Baldi.